Nicola Golinelli alla Rese Gap ti ha consacrato il nuovo re di Lecco. Ma non è che mi ha consacrato il nuovo re di Lecco, l'ho fatta perché diciamo c'erano tanti tifosi che volevano che venisse a farla, tanti si aspettavano un record, molti sono venuti su in cima a vedermi. Primo anno non ho potuto farla per un problema di fisico, l'anno scorso si è sovrapposta alla gara in Valmalenco e anche quest'anno c'era un vertical in Val Bondione che mi ha tentato, ma alla fine ho detto guarda, devo venire per forza a farla perché con quest'anno mai più. Volevo venire, volevo vincere, volevo fare il record e mi è venuto tutto. Cosa si prova a correre con il tipo di casa? Ma diciamo che ti spinge, diciamo, ti dà una marcia in più. È che a un certo punto ho dovuto tirare giù il paraocchi come i cavalli perché ogni 3 secondi c'è uno che dice ciao Nicola, dammi 5, tocca continuare a salutare le persone che da una parte ti caricano, dall'altra parte ti deconcentrano, però comunque è una gran cosa, diciamo, ti danno una marcia in più. Inizio mese un boccone amaro Zegama, una gara che avevi preparato, cui tenevi, che non è andata come avevi previsto. Sì, l'anno scorso sono andato senza essere preparato e non so come ho fatto quinto. Quest'anno ero allenato il doppio e dopo 20 km, 22, mi è scappata la poesia, mi sono ritirato, non avevo voglia di correre. Non so se probabilmente anche questione del meteo, perché già vedo che quando piove un po' mi si induriscono i muscoli, un po' mi scappa la voglia di bagnarmi e rendo magari la metà di quello che posso. Oggi il tempo era bello, secondo me meglio di così non poteva essere, e va tutto bene, diciamo. Come prosegue ora la tua stagione? Non lo so, adesso volevo fare Valposchiavo domenica prossima, però voglio vedere un attimino i tempi di recupero. Probabilmente tornerò a Stava e dopo non lo so, non ho messo giù un gran programma. Beh, per il momento complimenti e goditi sta festa. Grazie.